si fa riferimento a quello che Gesù, alla preghiera che Gesù appena qualche minuto prima di questa scena ha pronunciato nell'orto del Getsemani, quando al Padre ha detto: Padre, sia fatta la tua volontà. E poi guardate questo atteggiamento molto originale delle mani, le mani incrociate. Questo è un linguaggio che gli artisti conoscevano, cioè c'è tutta una simbologia che esprime un significato. Infatti le mani incrociate, in questo caso di Gesù, rappresentano la rassegnazione, cioè Gesù è rassegnato di fronte a questo uomo che gli sta davanti, Giuda. Perché è rassegnato? Proprio perché, per quello che vi dicevo, perché quest'uomo si è chiuso alla grazia e Gesù non può niente, o meglio, Gesù potrebbe intervenire nel cuore di Giuda anche con forza, ma non vuole, non lo fa per amore, perché direbbe Sant'Agostino: Dio può tutto, è onnipotente, una cosa sola non può costringerci ad amarlo. Allora Gesù è rassegnato di fronte alla chiusura del cuore di questo apostolo, appunto di Giuda. E un altro particolare, se notate, vedete Gesù è vestito con gli abiti della tradizione. Caravaggio è un rivoluzionario, ma è anche un tradizionalista, cioè rispetta la tradizione. I colori tipici di Gesù, secondo la tradizione, sono il rosso, colore della terra, quindi indica la sua natura umana, e poi il blu, questo azzurro, che è il colore del cielo, quindi indica la sua natura divina. Gesù è uomo e Dio. Però se osservate attentamente, il mantello blu gli sta scivolando dalle spalle, sta cadendo per terra. Perché questo? Perché Caravaggio ancora ci dà un messaggio, cioè Gesù affronta la passione come uomo, cioè non c'è nessuno sconto. Ricordo quando, non so se avete visto quel famoso film di Mel Gibson, La Passione di Cristo, ricordo quando uscì, mi trovavo a Benevento e andavo al cinema, tutto era il cinema pienissimo di persone, c'erano delle scene molto forti, molto cruente, in modo particolare quella della flagellazione. E ricordo c'erano delle signore dietro di me che commentavano dicendo: ma lui ci è riuscito perché Dio, un uomo, non avrebbe potuto sopportare tutto quello. Invece Caravaggio ci dice, ma soprattutto il Vangelo ci dice, che Gesù ha affrontato la passione come uomo, senza ricevere nessuno sconto. Ancora un'altra immagine, ancora la prossima diapositiva, vedete come vi dicevo questi soldati. E siamo andati, andiamo avanti. E questi soldati, allora questo è quello, andiamo indietro. I soldati, vedete gli abiti, le corazze di questi soldati, che sono, Caravaggio conosceva molto bene perché questi si realizzavano a Milano, nel Bresciano, nella Bergamasca, e Caravaggio era proprio di quelle zone, perché abbiamo ascoltato che il nome di Caravaggio è Michelangelo Merisi da Caravaggio, quindi Caravaggio è il luogo di provenienza dove oggi, dove, se avete sentito, c'è un famoso santuario. E lui quindi conosceva molto bene questi abiti e lui rappresenta questa scena, che è una scena del Vangelo, quindi di 2000 anni fa, con dei soldati vestiti alla moda del suo tempo, cioè del 1600. Perché fa questo Caravaggio? Questa è un'altra caratteristica che vedremo spesso nelle sue opere, cioè lui attualizza un episodio successo nel passato, in questo caso un episodio evangelico, come a dire che quello che tu stai guardando non è una storia lontana che non ti riguarda, ma è una storia in cui tu sei il protagonista. Devi essere protagonista, quindi non uno spettatore, ma un attore di questa scena. E cosa ci dice Caravaggio? Chiaramente uno dei messaggi è proprio questo, che ancora oggi, nel 1600, ma possiamo dire anche nel 2000, continuano ad esserci di Giuda che sacrificano sull'altare della violenza, del male, tanti innocenti. E questo è il messaggio appunto che ci viene da questo quadro. E questo è il centro, questo soldato, vedete, questo qui è il capitano del drappello di questi tre soldati, lo si capisce per questa sorta sull'elmo c'è questa sorta di criniera, questa sorta, sembra un gallettino, e vedete che anche lui sta facendo un gesto di violenza, cioè sta strattonando Gesù al collo, lo sta prendendo. Ancora un ultimo particolare su questo quadro, andiamo avanti un'altra diapositiva, ed è questo personaggio che è dietro a Gesù. Di chi si tratta?
Qualcuno dice che è lo stesso evangelista Giovanni, che come tutti gli apostoli, di fronte alla, diciamo, preso dalla paura quando arrivano i soldati a catturare Gesù, anche lui scappa, poi però probabilmente si pente e ritorna, e noi lo sappiamo, presente ai piedi della croce accanto a Maria, la madre di Gesù. Secondo invece altri studiosi, questo sarebbe l'evangelista Marco, perché nel Vangelo di Marco si parla, proprio nella scena della cattura di Gesù nell'orto, si parla di un ragazzino, di cui non si sa il nome, che era presente in quella scena, un ragazzino che era vestito, diciamo così, col pigiama, con la vestaglietta da notte, e i soldati tentano di prenderlo, hanno fatto con Gesù, tentano di acciuffare anche lui, ma lui per la paura scappa via e pur di scappare lascia la sua vestaglietta in mano ai soldati e quindi scappa via nudo. Secondo alcuni storici esegeti, quello sarebbe proprio la firma dell'evangelista Marco che parla di sé in questo episodio. Ma quello che è interessante per noi questa figura appunto dell'evangelista Marco è proprio il taglio, la rappresentazione che fa Caravaggio. Infatti, se notate, il braccio di questo Marco, di questo personaggio, è tagliato a metà, è fuori dal quadro. Se voi, non so se vi è capitato mai quando fate una foto, la prima raccomandazione che diamo al fotografo è proprio quella di non tagliarmi la testa, non tagliarmi i piedi, prendimi per intero. Qui Caravaggio fa questa scelta che è rivoluzionaria, cioè lui anticipa i tempi, potremmo dire un'istantanea antelittera. Perché lo fa? Perché per Caravaggio, oltre alla rappresentazione della storia, diciamo, della scena, è importante rappresentare la psicologia dei personaggi, che per lui è funzionale alla comprensione della storia. E quindi lui c'ha queste visioni, diciamo così, ravvicinate, istantanee, fotografiche di molti suoi personaggi, come quello che noi vediamo qua. Allora, vediamo la prossima diapositiva, vi introduco alla prossima immagine di Caravaggio, sempre che l'incoronazione di spine, no? Per sempre del 1603, un anno dopo quello che abbiamo visto prima, e si trova a Vienna, nel Museo di Vienna. E contemplando questa storia, cioè contemplando questa immagine che commenteremo adesso insieme, vi commenterò io, e ascoltiamo un altro brano musicale.